industria, a proposito del buon lavoro che voi fate insieme a noi rispetto a quella che è la veicolazione delle notizie che ci riguardano. Lo dicevo prima a chi mi intervistava per un servizio via etere, non cartaceo. È un momento importante questo della firma del protocollo che stamattina abbiamo formalmente sottoscritto. È importante perché in una realtà caratterizzata da individualismi vari, questo stare insieme di soggetti molto importanti per il contesto socio-economico della nostra provincia è un bel passo avanti. Tant'è che volendo in qualche modo buttare il cuore al di là della siepe, penso che probabilmente una volta come dire, presentata al prefetto, dopo aver ragionato con il presidente della provincia, probabilmente questa piattaforma per le cose che vedrete scritte in essa, probabilmente sarebbe opportuno che fosse condivisa da più soggetti possibili. Perché non è altro che una piattaforma programmatica che abbraccia diversi campi, leggerete, faccio un esempio banale, dal bergamotto alle risorse termali o archeologiche, se vogliamo, no? E quindi rispetto a questo è evidente che ci sono anche altri soggetti che se la condividono possono aiutarci a realizzarla. Condivido anche, non adesso perché l'ha detto, ma l'abbiamo condiviso già da prima nel momento dell'elaborazione della piattaforma. Guardate, questa è una provincia il cui limite storico, non l'unico, uno dei limiti storici è di aver guardato sempre a nord. Questa è una provincia che se vuole risolvere qualche suo problema deve incominciare a guardare a sud, a partire dalla città di Rimpettaia dello Stretto. Deve guardare a sud, perché evidentemente il nostro guardare a nord non ci ha dato le risposte che speravamo nel corso degli anni. Storicamente non ci ha dato le risposte. Per cui probabilmente il Mediterraneo, zona di libero scambio, ma soprattutto, consentitemi di dire per quel che ci riguarda, e questo sarà un momento dove capiremo di più e meglio le nostre capacità rispetto alla soluzione dei problemi, l'individuazione legislativa dell'area, o meglio, delle due città metropolitane con le diversità che ci sono. Reggio, città metropolitana individuata dallo Stato centrale, e Messina, città metropolitana individuata dalla Regione Sicilia, è un momento formidabile per poter misurare le nostre intenzioni vere. E quando dico nostre, dico di tutta la collettività, di qua e di là dello stretto. Perché vedete, se noi abbiamo l'ambizione di parlare al Mediterraneo e non riusciamo a risolvere i problemi col vicino di casa, sarà, come dire, un biglietto da visita non molto positivo il fatto di non riuscire a condividere con e l'individuazione dell'area integrata metropolitana, cancellata integrata, l'area metropolitana dello Stretto è la nostra ambizione maggiore, perché siamo perfettamente convinti che la globalizzazione porta a porre mente a agglomerati che non sono quelli visibili che noi oggi rappresentiamo. I 500.000 abitanti della provincia o i 200 scarsi mila abitanti della città di Reggio Calabria. Un'azienda, una multinazionale o un'azienda, una grossa azienda nazionale, quando devono individuare anche le loro allocazioni, guardano a insediamenti urbani che superano il milione di abitanti. Ecco perché dicevo, è un'occasione formidabile. Noi ci siamo, come dire, in tutta tranquillità e in tutta modestia, siamo cimentati nell'individuare la nostra problematica. So che gli estensori di questo documento hanno intenzione, noi abbiamo intenzione
di come dire, comunicare questo nostro, questa nostra piattaforma ai nostri amici oltre lo stretto, in modo che le cose fattibili insieme vadano fatte. Chiudo con un esempio banale, al di là della prima pagina di cronaca della Gazzetta di stamattina, dove leggiamo che CGIL, CISL, UIL hanno delle diversificazioni in ordine a determinate vertenze, con particolare riferimento alla sanità e ai trasporti, nella piattaforma voi trovate una posizione comune. E per esempio, banalmente, se andassimo a guardare nello specifico la piattaforma per la mobilità dello stretto, noi, come dire, troveremmo un primo banco di prova nella necessità di fare sì che i 12.000 pendolari giornalieri dello stretto fossero serviti con dei vettori degni di questo nome. Tant'è che abbiamo individuato, per esempio, la possibilità, cosa non facile, viste le normative diverse che ci sono, che sia una sola azienda locale che gestisca il trasporto. Pensavamo, per esempio, alle due aziende municipalizzate, che con contributi della Regione Sicilia è difficile. Regione a statuto speciale e con i contributi della Regione Calabria, Regione a statuto ordinario, potessero insieme costituire una società per il trasporto dei pendolari sullo stretto. D'altra parte, non scandalizzeremmo nessuno, perché i vaporetti a Firenze sono gestiti merceologicamente dagli autoferrotranchieri. Ecco, questo è quello su cui ci vogliamo cimentare nei prossimi anni, nei prossimi 3-4 anni. Dateci una mano nelle varie occasioni, ve ne saremmo grati.